Sì, a casa mio marito mi definisce la regina della casa, effettivamente. Allora posso farlo come considerazione mia personale, sicuramente meglio regina della casa che umiliata sul lavoro, perché la vita è una sola, quindi va vissuta al meglio, per cui trascorrere metà della propria vita in un ufficio o comunque in un posto di lavoro dove non si è in uno stato di comfort mi sembra una follia. Certo. Allora, visto che ci sono tanti uomini, però sì. volevo aggiungere, ricollegarmi, sì. Scusami, sì. Dobbiamo lanciare questo argomento e poi torniamo da te, perché ci sono tanti uomini che giustamente da questa mattina che si lamentano. Tu lo sogneresti un uomo casalingo a casa e dicono che diventa che anche il... loro... No, ognuno deve avere i suoi ruoli. Si è formata addirittura un'associazione. Voglio vedere, vediamo questo servizio, vediamo. Se pensate che la parità fra uomini e donne sia lontana, state attente, signore. Sono arrivati gli uomini casalinghi. Sono bravi e appassionati. Non ci credete? State a guardare, vi presento Fiorenzo. Allora, Fiorenzo, 10 anni fa è nata la passione per la casa e poi l'idea del movimento casalinghi, uomini casalinghi. Uomini casalinghi, sì, è stato molto difficile, è stato un percorso molto duro, però... Qualche cifra, quanti iscritti siete? Siamo quasi 6.000, 5.870 iscritti in tutta Italia, devo dire che ci contattano anche dall'estero. Quali sono le materie domestiche che preferiscono gli uomini? La cucina, e poi ultimamente ho scoperto che c'è l'esperto dell'aspirapolvere. Esperto di chi fa meglio il letto, io come lo rifaccio io il letto non c'è nessun altro. Ah, pure gara proprio tra... Una gara fra di loro. Voi credete di farlo meglio delle donne? Ma io credo nulla togliere alle donne questa cosa, togliere alle donne, però l'uomo quando ci si mette è perché lo sente, mentre invece a volte la donna lo deve fare per forza. Facciamo un'interrogazione. Allora, lingerie, a quanto va? Io la faccio a freddo e va messa nel cestiello. Macchie di terra, cosa importante è togliere subito con l'acqua fredda. Inchiostro ci vuole l'alcol. Fiorenzo, quando ti chiedono che lavoro fai, tu cosa rispondi? Professione casalingo. Casalingo, il primo in Italia, wow! E ne sono orgoglioso. Ah, professione casalingo proprio. Grazie a Melis Di Meo e Gabriella Morandi che ha curato la regia. Enzo, ma viene minata la virilità dell'uomo con questa nuova definizione, professione? No, secondo me i ruoli sono alternabili, cioè in caso di necessità io divento casalingo, la donna è fuori che lavora e viceversa. Ma è anche più bravo di una donna? Probabilmente sì, perché secondo me il maschietto si applica di più.